Anna è l'amica di oggi. Ciao Monica. Ciao Lucio, ciao Anna, ciao a tutti. Conto da 5 a 1 e ti connetti a Anna. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, ci sono. Ok, come la vedi? Mi sta presentando l'alzata di un dolce, sopra c'è una torta di compleanno e al centro c'è una candelina che però non è stata accesa. Nuova, spenta. Sì, è nuova e non è neanche stata già spenta. È nuova, con lo stoppino nuovo. Ti dà l'autorizzazione? Sì, mi dice di sì e che le piacerebbe poter accendere quella candelina, soffiarci sopra e realizzare i suoi desideri. Ok, perché non lo fa? Perché mi dice che non crede di riuscire a accendere la candelina. Non sa dov'è il fuoco per accenderla. Ok, ti dà l'autorizzazione? Sì. Te l'ho già chiesto, sì. Ok, chiamiamo quelli che non fanno accendere il fuoco della candelina di Anna. Chiamiamo le entità eteriche. Allora. Dunque, felinoidi ne vedo di due tipi. C'è una tigre proprio con le fauci spalancate, e invece una volpe, molto quieta, seduta tipo come un gatto. La volpe è un canide però, eh? Non è un felinoide. Però perché mi sembra così gattosa? Verifica che non sia un felinoide o un canide, appunto, piuttosto. Magari assomiglia a una volpe, ma a un felinoide. Perché mi si dividono per gruppi e loro due sono dalla stessa parte. C'è un DNA ibrido a maggioranza felina. Sì, perché ha proprio la coda di gatto e ha esattamente lo stesso modo del gatto, diciamo, di tenere la coda. Anche se io a guardarla, insomma, mi sembra tipo una lince, sì, che comunque sarebbe sempre un canide. E poi? Poi c'è tipo un coccodrillo però alato, tipo con delle ali da pipistrello. Drago. Sì, anche se non è sviluppato in altezza, è orizzontale. Poi c'è un pesciolino, tipo un piranha, quindi con quella bocca lì, tipica del piranha. C'è un grigio, Vabbè. vedo Zeus e vedo il tridente di Poseidone che mi si ricollega a quel piranha. Ok, ci sono EDL? 3. Entità mentali. Allora, vedo un livello 2 ed consiste, diciamo così, in una sorta di debolezza. La parola che mi viene fuori è debolezza, no? Quindi è un misto di, diciamo così, di scoraggiamento e di disincanto anche. Ecco, e poi vedo una entità invece di livello 4
Che si chiama repressione. Da cosa? Rispetto a cosa? Fosse una repressione a più livelli, perché vedo sia repressione dei propri sogni, sia repressione anche se non si direbbe a vederla, però repressione della rabbia. È come se la sua rabbia avesse trovato un altro modo di farsi vedere, no? Tanto è stata repressa. Repressione dei sogni, repressione della rabbia. È repressione proprio della sua femminilità. Ma è anche un po' di repressione della sua fantasia, mi viene. Ok, basta o ce ne sono altre? Io vedo questo. Ok. Ci sono anche degli impianti? Allora, spalla destra, mano destra, la parte genitale, a sinistra, il bacino, sì, bacino verso sinistra. No, basta. È sottoposto ad abduction? Sì. Quante? Dunque, non c'è costanza, nel senso che ci sono stati periodi di maggiore intensità. Negli ultimi 2 anni mi sembra che ce ne stiano stati un po' di meno. Vedo tipo a volte 2 volte a settimana, alle volte invece 2 volte al mese. A che scopo le abduction? Qual è il nome del progetto di Anna, ai danni di Anna? Non vedo un nome adesso preciso. Quello che mi fa vedere è proprio questa pancia gravida. Gravidanze eteriche? Sì, sono gravidanze eteriche. Quante ne ha avute? Io vedo che quando era adolescente, poco dopo l'arrivo, diciamo così, del ciclo mestruale, parecchie. E sono andate avanti così fino ai 32-35 anni. Dopo. E poi sono andate, diciamo così, a scemare. Perché? Da lei avevano effettivamente già preso tutto quello che loro ritenevano fosse da prendersi. Vedo che ha un qualcosa lei a livello di DNA che per loro è stato valutato interessante. Cosa? Mi viene la parola resilienza, non so perché, nel senso che evidentemente in lei hanno trovato questo aspetto, che vorrebbe che fosse, diciamo così, replicato in queste, diciamo così, creature. E sono riusciti? Non come avrebbero voluto. No, perché comunque quella è proprio una dote umana, oltretutto sua, molto spiccata.
e non è replicabile in creature ibride. Quindi l'hanno sottoposta ad abduction ripetute per niente. Alcuni risultati erano un po' più vicini a quello che loro desideravano ottenere, altri erano decisamente lontani. Vabbè, le entità mentali sono la 2 e la 4, basta, no? Io vedo queste, sì. Ok. Partiamo dal basso. Il leader del gruppo rock alternativo è la fiamma? Direi di no. È un'anima gemella? Onestamente non mi sembra neanche. Mi sembra che più che altro abbiano vissuto delle vite insieme, questo sì, e lei ha riconosciuto questo, questa condivisione di vite passate insieme. Ok, il marito è l'anima gemella o fiamma? Fiamma, no? È una persona con cui ha costruito. Ecco, mi viene fuori questo. Ha costruito molto nel tempo, con grande pazienza, anche attraverso tante esperienze vissute insieme. Quello che non c'è, diciamo così, naturalmente, diciamo così, no? Perché possiamo dire che con le fiamme, con l'anima gemella, no? È una cosa che parte, no? Senza, anche senza costruzione, parte un qualcosa, no? E poi ovviamente la costruzione viene da sé man mano che si crea il rapporto. Qui è vero, non c'era quell'elemento lì. E nonostante questa mancanza di elemento, sono comunque riusciti a costruire un certo tipo di rapporto importante. Ok, causa esoterica dei suoi problemi alla tiroide. Io sinceramente lo collego al corpo emozionale, vedo che c'è questo continuo inghiottire, bocconi amari. Allora, diciamo così che queste abduction che gli hanno fatto per carpire questa sua resilienza ha fatto sì che in un certo senso si andasse a complicare questa sua resilienza e diventasse, non so come dirti, rassegnazione, passività, accettazione forzata di cose che non le piacciono. Ok? Ed è come se la gola, attraverso cui lei inghiotte, fosse diventata una questione ancora più profonda, fino a raggiungere la tiroide. Oltre al fatto che tutte queste gravidanze eteriche hanno creato, diciamo così, una compromissione ormonale che si vede nella tiroide. Ok. Quindi questi livelli qua che si giocano. Parliamo un attimo dei sogni. Allora, lei no, sogna spesso di fare dei viaggi, eh? In eterico, sogna dei feti, vabbè, sono l'abduction. Sogna degli esami del sangue o degli esami in generale, sempre abduction. Lei effettivamente ha sognato diverse parti che avvengono nell'abduction, cioè lei ha avuto sia abduction eteriche ma anche fisiche e quindi lei sicuramente conserva degli stralci di ricordo di ciò che ha visto. E tra l'altro è venuto fuori un collegamento bizzarro, no? Che c'è una sorta di condizionamento che hanno fatto sì che lei scegliesse questo percorso
particolare lavorativo in cui lei di fatto è in una sala operatoria. Che senso? Diciamo così che lei è in queste abduction, di fatto, è spesso in un ambiente che può sembrare una sala operatoria, no? È come se avessero creato in lei, visto che queste sono iniziate quando lei era molto giovane, ancora non aveva intrapreso questo percorso di studi, no? Come se avessero creato questa specie di legame, di amore e di odio, anche per quella situazione lì. Ah, ok. E vedo che infatti il fatto che lei adesso si stia dedicando a un altro ramo, no? Delle sue competenze è una buona cosa. Cioè, sempre in ambito medico, ma non totalmente. Sì. Cioè, lei può assolutamente continuare a fare questo suo lavoro in sala operatoria e riuscire ad avere in un certo senso anche, non so, un maggiore svincolamento rispetto a questa esperienza qua di abduction che ha avuto. Però, a maggior ragione, il fatto che lei abbia scelto di studiare, no? Per staccarsi un pochettino, per creare un'alternativa rispetto a questo, sta proprio ad indicare, che sta finendo l'influsso, di tutti questi residui di abduction. Va bene, andiamo in una giovane età, a proposito di giovane età, in cui ha fatto un po' di sciocchezzuole, evocazioni, scrittura automatica. Vorrei concentrarmi sulla scrittura automatica. Andiamo a un episodio in cui lei fa scrittura automatica, che consiste nel mettersi lì con un foglio in determinate condizioni, sentire che la mano si muove da sola e si scrivono delle cose dettate da entità che danno delle risposte sulla base di determinate domande poste in determinati modi. Sì, vedo come una specie di perdita di coscienza, tra virgolette, come lei se avesse avvertito questo, di non essere totalmente, diciamo così, nel suo solito mood razionale, no? Come se sentisse quasi uno svenimento in un certo senso. E lì ho visto l'interferenza del secondo universo. Durante questi momenti in cui lei si lascia, diciamo così, andare a questo qualcosa di ignoto che dà, diciamo così, l'accesso a chi in quel momento vuole accedere. E vedo che l'accesso qui è stato da parte del secondo universo. Ok, ma lei accedeva a queste pratiche, cioè si dedicava a queste pratiche per avere delle risposte, per la conoscenza. Sì, lei è effettivamente. Allora, è bizzarro perché lei si, diciamo così, si dà la zappa sui piedi da sola, nel senso che da un lato ha una spinta, alla curiosità, al mistero, alla conoscenza, ad avere delle risposte, però l'ha fatto, probabilmente anche per la giovane età, in una maniera tale, che l'ha portata al lato opposto, al non conoscere, ma avere a trovarsi, diciamo così, serva di entità, Quale ha mentre portato invece la dentro? coscienza dovrebbe darti la libertà. Quale ha portato dentro? Quella del secondo universo? Allora, sicuramente quelle del secondo universo. E vedo appunto questo animale ambiguo, diciamo così, tra il felino e il canide, anche, che è un po' subdolo, ecco così, è un po' sottile, no?
È come se le facesse avere il desiderio di fare un qualcosa, quindi gli stimola questo desiderio di fare qualcosa e poi però la porta fuori strada in modo tale che a un certo punto lei rinuncerà a questa strada. C'è un gioco un po' astuto di farle vedere che lei può arrivare ad avere delle risposte. Poi però lei arriva a vivere anche una serie di situazioni di disagio, tale per cui poi di fatto lei abbandona questa strada portandosi enormi strascichi, tra cui appunto le crisi di panico, attacchi d'ansia e depressione. Ok, quali sono, se ci sono, le entità specifiche collegate alla scrittura automatica? Partiamo proprio da quelle che le facevano scrivere quello che lei scriveva. Io vedo tipo dei demoni, perché sono, anzi forse sono proprio degli esseri del buio, perché non hanno effettivamente una fisionomia precisa, però appunto sono degli EDL appartenenti al secondo universo, quindi degli esseri del buio. Ok, basta, solo essere del buio. Vedo questi che sono di diverse sembianze. Sì, io vedo questi. Noi non sappiamo niente della scrittura automatica. Quali sono quello che tu vedi, i concetti espressi, cosa sono consigli? Sono il nonno, sono la nonna. Sì, in alcuni casi c'è proprio la connessione con dei disincarnati. Io credo che lei l'abbia fatto qualche volta. Anche sì. Sì, anzi, no, qualche volta, l'ha fatto spesso questa connessione con i disincarnati. Quindi i disincarnati vengono chiamati, vengono gestiti dai demoni, vengono Non spinti mi a dire. risulta che però le risposte non vengono assolutamente dai disincarnati, cioè è come se venisse proiettata l'illusione, no? Che sia il disincarnato a dare quella risposta. In verità è assolutamente questo essere che dà la risposta. Per creare questo inganno, diciamo così, nelle persone che fanno la scrittura automatica. Ok, quanto domandaccia, quanto nella presunta impossibilità ad avere dei figli di Anna incide la scrittura automatica? Sì, incide. No, non vedo, cioè la scrittura automatica la vedo responsabile delle depressioni e degli attacchi di panico. Ok. Sì, E c'è quella una lo causa consiglio. esoterica invece al non avere figli, al fatto di non avere figli? Allora, al di là appunto del discorso che abbiamo già affrontato delle abduction, si è generata in lei un'emozione e una credenza molto forte. Di non poterne avere. È questa credenza molto forte che fa sì che lei non li abbia. Basta, solo quello. È vero anche il suo assetto ormonale che si è andato a generare, sicuramente crea un rallentamento. Io onestamente non vedo l'impossibilità che le hanno detto. Non la riesco a vedere in questi termini. Ok. Riesco a vedere che lei deve proprio riuscire a lavorare su questa sua convinzione. Non è la cosa giusta, cioè la sua credenza non è corretta. Io non la vedo corretta, la sua credenza. Ma soprattutto la sua PS vuole fare l'esperienza della maternità a tutti i costi?
Questo è quello che mi domando. Cioè, scusate se da uomo ragiono da uomo, ma voi donne siete proprio sicure che fare figli sia l'obiettivo della vostra vita? L'obiettivo della vita di uomini e donne, secondo me, mio modesto parere, è capire come stanno le cose. E sembra quasi che il quadro di Anna, della PE di Anna, sia quello di spingerla non tanto ad avere o non avere la depressione, i figli, gli attacchi di panico, quanto di capire come funziona il gioco, di diventare l'eroina del suo gioco, colei che gestisce il suo gioco. Lei ha già avuto vagonate di figli in tutte le sue vite precedenti, che adesso vedremo. Quell'esperienza lì l'ha già avuta. Quell'esperienza lì è sicuramente formativa, sicuramente da completare. Ma comprendere come funzionano le cose, e oggi lei è qui, quindi è già a buon punto. Forse quella è la ragione per cui tutto questo non va, al di là del fatto che poi lei possa averli, possa gestire con il suo intento il suo presente, la sua realtà, fottendosene degli ormoni, degli esami e dei medici, con rispetto parlando per i medici, tutto dipende dal suo intento, è davvero, domanda alla sua PS, questo quello che lei non deve, ma vuole fare? A me dice di sì. Ok, a me va bene. Vibrazione di Anna. 737 milioni. Percentuale di consapevolezza. PSPE. 91%. PS 36%. Vite precedenti. 2114. Cervello. 6,5%. Ok, valori un po' scarsini. Vibrazione sotto le scarpe. Perché? Causa esoterica della vibrazione. Farmaci. Corpo emozionale. Un bassissime frequenze. Quale emozione specialmente? Rassegnazione allo status quo. C'è poca gioia. Poco colore. Poi vedo che, non so, in questo momento c'è anche un po' di scontentezza su vari livelli, anche lavorativo. Ok, effetti come la domanda sulla scrittura automatica, stessa domanda sulle evocazioni fatte sempre da giovane. Ah, tra l'altro tanta tristezza, tanta tanta tristezza. Ok. Ma sì, non so come dirti, è una falsa riga della scrittura automatica. Anche perché comunque, diciamo così, che lei utilizzava queste tecniche, no? Ma anche mi sembra non sempre da sola, anzi a volte forse erano anche con delle amiche, no? Sì. Era anche un po', non so come dirti, anche un po' un gioco, un mezzo quasi per socializzare, per fare un gioco diverso. Sempre così, eh. Si fa per gioco, per socializzare, per Per farsi quattro risate a volte, no? Così.
nell'inconsapevolezza, insomma, di quello che si attrae. Non la vedo poi così, nel suo caso specifico, non la vedo così diversa dalla scrittura automatica come dinamica. Vedo comunque sempre molto legata al secondo universo e molto legata ai disincarnati, creando quindi proprio dei disordini intorno a sé, no? Proprio per queste presenze maligne, che si è attratta, sia provenienti dal secondo universo, sia proprio disincarnati tormentati. Quindi si è attorniata per un periodo della sua vita di questa. Vengono proprio i sospiri, i tormenti, no? Che poi diventavano suoi. Si esprimevano appunto attraverso depressione, attacchi di panico. Gli episodi di Poltergeist, sono attribuibili a chi? Sono stati appunto generati da queste pratiche, le quali pratiche hanno appunto attivato queste presenze. Appunto, loro non si sono davvero rese conto del fatto che hanno attratto diversi disincarnati, diciamo così, non esattamente tranquilli, dei disincarnati molto tormentati, e che hanno appunto combinato veramente un grande caos nella sua vita, nella sua casa. Questi disincarnati dove sono adesso? Io ho visto che sua mamma, cioè, allora dunque, è successa una cosa particolare, nel senso che l'intento della madre, era effettivamente, formidabile. Davvero la madre voleva risolvere la questione e ripulire la casa, ripulire la figlia. Ci è riuscita fino a un certo punto perché comunque la madre aveva le sue personali interferenze, no? Cioè la Proprio madre per ha il suo background religioso. fatto delle pulizie religiose, abbastanza, sì, insomma, ha chiamato il prete, diciamo. Ha proprio chiamato il prete, sì. Sì, però devo dire la verità che più come avesse vinto da un certo punto di vista, l'istinto protettivo della madre, no? Ed è stato più quello, ecco, ad aver sortito un effetto di liberazione, però ovviamente non completo, perché naturalmente c'erano tutte le entità che erano rimaste comunque attaccate ad Anna e Anna comunque doveva fare questo tipo di percorso. Ok. La chiamiamola mamma, sì. Chiamiamola la mamma. Disincarnata, giustamente. Subito la accogliamo con una VIC, che quando c'è tanta religione, vibrazione, informazione e consapevolezza servono. E lei dice: ho fatto proprio tutto il meglio che potevo fare. Anche nei miei errori ho fatto il meglio che potevo fare per Come la vedi? te. Insomma, con le dita un po' nodose, ecco, con le mani giunte, le dita un po' nodose, la vedo così Prega. con un maglione bianco. E quasi, no? Perché invece che tenerle così al petto, sono comunque giunte in preghiera, ma giù. Ok. Stava pregando? L'abbiamo disturbata? Allora, il rosario ce l'ha al collo. Vedo tipo un maglioncino bianco e quindi poi spicca il rosario. Un po' scuro il rosario, tipo di legno, no? La vedo asciutta. Chiamiamo quelli che si ricevono le preghiere di quel rosario. Quindi Gesù, la Madonna, Dio. Quelli che arrivano, insomma. Dovrebbe essere Gesù, la Madonna. Allora, forse ne faceva di più a Gesù, non lo so perché vedo tanto Gesù che si è presentato subito.
La Madonna la vedo un po' più indietro. Ok, ma Gesù come si presenta? Io voglio i veri aspetti, non Ah, gli beh, è chiaro ologrammi. che sì, infatti si è presentato con l'iconografia classica del capello lungo, eccetera, no? Così la mamma è contenta, però adesso qua è davanti a noi e a noi non interessa il vestitino. Come si presenta? Chi è? Dunque, dietro, dove c'era la Madonna, subito è diventata una lucertola, diciamo, una lucertola molto grande, no? Con una gran coda. Ecco, lui aspetta un attimo perché comunque continua a cambiare. Al momento è una capra. Secondo universo, il pecorone, andiamo bene. Al momento io lo vedo così, con Secondo universo, la pupilla in orizzontale. e quindi capra, quindi secondo universo. Tu pensa, questa povera signora prega Gesù e in realtà rivolge le sue preghiere a roba del secondo universo, che è tutto demoni, capre, diavoli, che poi non so niente di che, però insomma, Baltra Vic. Così ci facciamo lasciare un messaggio pulito, madre e figlia. Oibò, proprio salta su così, no? Oibò si scioglie, no? Le mani non le ha più giunte. E tira indietro un po' la testa, di espressione di sorpresa, no? Occhi sgranati. Mi spiace di averti fatto vivere questo. Io pensavo di darti così il mio amore e la mia protezione. Solo adesso sto vedendo come sono le cose. Indipendentemente dal prete in casa, cosa vuole dire? Che quella la risolviamo oggi in 3 secondi. Cosa vuole dire alla figlia? Io ti vedo come una buona madre, dice. E al di là di questo? Voglio vederti sorridere di più, voglio vederti felice. Ho sempre voluto questo per te. Anche se facevo il contrario, no? Ma quello che volevo è la tua felicità. Anche se non può non esserti arrivato questo, io volevo la tua felicità e la voglio ancora di più adesso. Va bene. Non è Apriamo. riuscita a comunicare questo alla figlia durante la vita e probabilmente ad Anna non è arrivato questo, ma nel suo cuore l'intento era quello. Apriamo il portale aureo, la salutiamo. E già che ci siamo, chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Anna, che così possono approfittarne e dare una accelerata la propria personale storia. Ok, sì. Sì, La mamma è andata? la mamma è andata, tra l'altro con un E gran sorriso, non voleva proprio. i parenti quanti sono? Ne vedo 16, 16 di varie generazioni, ovviamente. Un po' pochini, gli altri che fanno?
Ma alcuni sinceramente mi sembrano decisamente addormentati, come se non si fossero neanche resi conto che si è aperto il portale. Ognuno è padrone del proprio gioco. Ti salutiamo, chiudiamo tutto, il portone, il portale Auro. Ripassino, causa esoterica delle angosce. È un po', diciamo così, tutto l'insieme, però sicuramente è nato da un mix di pratiche che lei ha fatto durante l'adolescenza, e da lì è iniziato il tutto, abduction e il conseguente stato d'animo che questo ha creato, quindi che ha dato ulteriore carburante, attacchi di panico e depressione, no? Tutto un ciclo. Solitudine. Perché lei si rende conto di non aver trovato esattamente il tipo di affinità animica che lei sta cercando. Ma è anche vero che quello che lei trova è decisamente amplificato da tutto questo grande gruppo di entità. E che quindi la fanno sentire sola, anche se intorno a lei ci sono delle valide persone. E tra l'altro non le danno la possibilità di connettersi alle persone con cui lei sarebbe animicamente più affine, ma al di là del livello sentimentale, anche come amicizia, come frequentazioni, diciamo così, anche collaborazioni io vedo di lavorative. Ecco, lei può trovare maggiore affinità nel momento in cui si libererà da tutta questa oppressione, repressione e oppressione. Non ce la fa. Sì che ce la fa. No, senso di non farcela. Il senso di non farcela è proprio legato a questa sorta, diciamo così, di impotenza, perché comunque già l'entità 2, con questo senso di debolezza e di rassegnazione, è di fatto un non riuscire a farcela. Già quindi l'entità mentale 2, aggiungendo poi tutto quanto il resto. È un movimento circolare, che va a nutrire esattamente questi stati d'animo di senso di impotenza, quindi di non farcela, tristezza, depressione. Partono tutti dalla stessa matrice che è iniziata intorno ai 16-17 anni e si è sviluppata, si è diramata in vari modi. Ok, adesso le dimostreremo con le fasi finali a Anna creando che invece ce la fa. O meglio, se riuscirà a creare quello che le chiederemo di creare, ce la fa in automatico. Se invece non riesce a creare quello che le chiederemo di creare, cosa praticamente impossibile, non ce la farà. Facciamole creare un ad eternum. Se non lo fa di suo, glielo mostri tu. Ancora questo residuo, questa titubanza, no, del non essere in grado, di fare una cosa nuova, evolutiva e trasformativa. Però è solo una specie di timidezza e di blocco iniziale, perché poi dopo aver visto la dinamica per creare l'ad aeternum, lo fa lei. Ed è molto bello, sembra proprio svilupparsi come un fiore. Sembra una dahlia, tipo. Adesso ce l'ha fatto, dove lo mette? In In casa. questo momento, invece la prima cosa che ha fatto è metterselo alla gola. Via, creiamo un altro. Dove lo mette? Questo visto che ha voluto subito metterlo nella zona genitale. Un altro.
vedi, ha capito molto che tutto parte da sé. E poi nel momento in cui si prende cura di sé e riesce a, tra virgolette, guarire se stessa, guarisce tutto il resto. E ho visto che quest'altro lo mette nell'ambito delle relazioni, perché quindi non ha un posto preciso, una collocazione precisa, ma lo vuole mettere nelle relazioni. Un altro. Ne mette uno grande quanto la sua casa per proteggere la sua intera casa. Poi vedo che ne dedica uno speciale ai Tutti i bambini bambini. sofferenti. Sì, ha questo pensiero, sì, per i bambini. Bene, li sa creare. Le facciamo creare adesso un uomo energia, il suo, personale. Uomo energia viene creato per qualcuno, da qualcuno per qualcuno. Lei lo crea, quindi da lei, per se stessa. Quindi il target di uomo energia in questo caso è Anna. Quindi farà una certa cosa, l'unica che sa fare, con Anna. Nel momento in cui lei lo creerà, è giusto che lei lo sappia. Perché se non vuole ricevere quello che sa fare l'uomo energia, non lo deve creare. E praticamente allora crea questo uomo energia maschile e in qualche modo lo collega a tutte le qualità che secondo lei un padre dovrebbe avere, ma come se fossero le qualità di un padre essere umano, diciamo così, elevate all'ennesima potenza. Quindi di forza, di coraggio, perché lei adesso ha bisogno di questa, diciamo così, spinta, no? In questa direzione qua, ecco, di determinazione, di energia proprio. Quasi, sì, uno scossone che può essere dato da queste braccia forti, ecco. E poi cosa fa con questo uomo energia? Oltre a dargli queste sembianze. Lo abbraccia, lei è molto molto piccola rispetto a questo uomo energia, ecco. Gli arriva praticamente tipo alle ginocchia. È come se lei fosse ritornata bambina in un certo senso, no? Vedo che lo abbraccia e mano a mano che si prolunga l'abbraccio, lei mano a mano cresce, Diventa un po' più grande, più grande, più grande. Vedo che si sofferma nell'età critica che ha avuto, no? Durante l'adolescenza. Lì si sofferma un po' di più, sofferma un po' di più fino ai 25 anni e poi mano a mano cresce fino ad arrivare ad essere donna, ad essere adesso. Ok, questo uomo energia ormai è stato creato, è il suo, è personale. Tutte le volte che tu vorrai Anna, te lo puoi immaginare e ricreare, se vuoi immaginare, e abbracciartelo, farti abbracciare. Attenzione perché funziona, abbiamo tanti feedback di gente che non ha fatto nessuna sessione, quindi che vede le sessioni e fa le cose che noi diciamo e li crea e funzionano. Va bene, andiamo al cluster. Se vuole, lei ci può andare anche con Uomo Energia e con un sacco pieno di Ad Eternum, già fatti. Ah, guarda, mi ha portata all'aperto. È come se si fosse già portata avanti col lavoro, dicendomi io non voglio più stare dentro le case, dentro le mura, dentro una casa con le mura, perché ne sono già successe troppe lì di cose. Ed è già all'aperto e mi fa vedere, i contratti e le sue vite precedenti rappresentate da, un appezzamento, diciamo così, in cui sono coltivati dei fiori. E poi che fa?
Ah, vedi, dice, e la mia tentazione sarebbe quella di innaffiarli, di portare avanti quello che mi sto portando appresso da tempo. Ma la mia scelta questa volta è diversa. E io li sradico tutti. E in effetti così fa. Vedo che l'uomo energia gli ha messo proprio una mano sulla spalla, no? Perché ha proprio bisogno di questa spinta, sai? Di questo incoraggiamento per fare questa azione. Perché è come se si fosse proprio un po' aggrappata, a tutti questi suoi costrutti passati. Ma diciamo così, questo sostegno dell'uomo energia le fa prendere la decisione risoluta di mandare via tutto in un portale definitivo. Ottimo, via tutto. Fatto. Ha fatto tutto, sì. Ok, Ha già qua può messo anche l'ad lasciare. eternum, sì. Benissimo, meglio di così. Sì. Avatar. Si mostra con tipo un incappucciato. Come, scusami, sì, come un. Come quando portano un giustiziato verso Il l'impiccagione. boia. Il boia aveva il cappuccio per non farsi riconoscere perché era un Esatto, brutto, esatto. brutto mestiere. Bene, Sì. via, senza tanti salamelecchi. Assolutamente via. Vedo che sì. Mentre sta portando via, che sta portando dentro il portale definitivo l'avatar, è come se sulla scrivania dell'avatar ci fossero alcuni impianti che le erano stati messi e quindi viene tutto quanto risucchiato nel portale. Però mi ha voluto far vedere questa immagine di come effettivamente questi avevano inciso profondamente. Vabbè. Ad Eternum anche qui dove c'è l'avatar, via, subito. Lei lo mette, lo appoggia, quello si radica e resta lì per sempre. Nessuno, tranne lei, può spostarlo. Perché è creato da lei, perché ha un'alta frequenza, le entità non possono neanche vederlo, figuriamoci spostarlo. Sì, lei è molto soddisfatta. Vedo che si è rifatta un po' i capelli. Noi l'abbiamo vista con i capelli lisci, no? E invece ce li ha un po' più mossi, boccolosi, ben fatti. E sorride, soddisfatta. E dice: l'ho fatto io, ho fatto tutto io. Eh sì. Come lei ha fatto questo, può fare anche tante altre cose. Con questa nuova condizione, tutte le entità eteriche, tutte le abduction, tutte le entità mentali, tutti gli impianti, il progetto, gli esseri del buio, Poseidone con i piranha, c'è ancora qualcosa? No, non c'è niente, non c'è più niente di tutto questo. Ok, che si metta 5 ad eternum ulteriori nel corpo emozionale. Suggerisco là dove c'era la rabbia, ma può fare quello che vuole. Sì, perché lei li collega, rabbia e depressione, lei adesso ha capito questo. Questa rabbia repressa in realtà poi è diventata depressione, quindi lo mette lì. Corpo fisico. Vedo che sceglie di metterlo qua sulla pancia, diciamo appena sotto l'ombelico, sì. Corpo mentale.
Il corpo mentale lo inserisce dalla parte alta della fronte e lo spinge verso l'interno e mi dice ghiandola pineale. Eterico. Sì, e mi fa vedere che se lo passa, no? Come se fosse, diciamo così, una palla che scorre tutto sul profilo del corpo, a disegnare la sua aura. E subliminale. Qua vedo che lo tiene così, tra le mani e viene irradiata completamente. Va bene. Uomo energia ancora con lui, con lei. Sì, e gli fa tipo come un applauso. Un applauso lento però, no? Tac, tac, sei un po' maschile, no? Nuova frequenza. 19 miliardi. Nuova consapevolezza. 122%. Nuova rapporto PSP. PS 48% 52 Vite precedenti. PE 1918. Cervello. 8,9%. Messaggio finale della PS della PE di Anna a un'Anna nuova. Abbi il coraggio di comprendere che tutto quello che è successo non vogliamo che sia dimenticato. Vogliamo che sia di lezione, che sia di insegnamento. Adesso è arrivato il momento della gioia di scoprire le cose belle della vita. Ora hai la possibilità, con una frequenza diversa, di attrarre a te opportunità e persone che andranno ad aumentare questa tua gioia. Vedrai il tuo corpo che inizierà a trasformarsi. Ti darà dei segnali che ti faranno capire che sei sulla strada giusta. Il tuo corpo ti farà stare meglio. Accorgitene. Perché all'inizio possono essere solo piccoli segnali. Mi fa vedere tipo che, adesso magari non è molto bello a dirsi, no? Però tipo una perfetta regolarità intestinale, no? E una leggerezza proprio maggiore in questa zona qua, sia addominale, sia delle ovaie, come se la sentisse più libera. Ecco, di farci caso, di accorgersene. Ok, vedi come la vedi. Con una collana di perle bianche. È che è molto, che attrae molta luce, no? Perché ha il maglione scuro, questa collana di perle bianche, molto luminescente, come a essere effettivamente un nuovo inizio, no? Un inizio. Finalmente di luce e di cattura luce. Ottimo. Nuova vibrazione finale, finale, finale. Dopo anche il messaggio. Ah, possibile? 61, com'è possibile? Era 19. 61 miliardi? Bene. Tutto è possibile. Ecco perché è possibile. Aspettava questo. Abbiamo finito.